Quest'estate 2021 difficilmente passerà dalla mia testa, perché è davvero stata incredibile, un susseguirsi di eventi positivi, ahimè anche negativi, come avete visto qualche video fa. Ma voglio raccontarvi questa meravigliosa esperienza che ho avuto ad agosto e anche tutti i viaggi che ho fatto. In realtà non vi racconterò tutti i viaggi, vi racconterò solo la settimana dove sono andato a incontrare per la prima volta un mio carissimo amico che ormai conosco da tantissimi anni, e secondo me ci voleva assolutamente questo incontro, almeno uno assolutamente, speriamo in futuro anche di farne altri. Infatti, come avete letto dal titolo, credo, per la prima volta ho incontrato Sebastiano, in arte Nick, il nostro caro youtuber Farming Simulator, Eurotruck, di tutti i simulatori che conoscete. Ecco, finalmente sono riuscito a incontrarlo e in questo video voglio raccontare che cosa è successo, cosa ho fatto, eccetera eccetera. Partiamo dal fatto che io ogni estate scendo giù, e la mia città dove sono nato è Taranto. Io abito a Brescia, per chi non lo sapesse, ma la mia città d'origine è Taranto. Io sono nato a Taranto e ogni estate cerco di andarci almeno una o due settimane, dipende da quanti giorni ho a disposizione, perché comunque lavoro. E questi giorni, nonostante sia stato fuori, sono comunque usciti tutti i video, perché ho avuto la possibilità di lavorare tantissimo per portarvi contenuti programmati, quindi è per questo che non avete mai perso un gameplay ogni giorno. Ecco, è uscito un video perché me li sono organizzati prima, non perché ogni giorno ero qui a registrare. In ogni caso, come è nata l'idea? L'idea è nata così, come una pazzia, perché alla fine non pensavo assolutamente di andarci ad agosto questo 2021. L'idea è nata così con mio fratello, ho detto: uè fratem, non andiamo mai da nessuna parte, ma perché quest'estate non andiamo un po' in giro per la Puglia e non andiamo a fare un salto dal nostro caro amico Sebastiano? Per quale motivo ho fatto dalla Puglia questo viaggio? Perché da Brescia Sicilia, Brescia Catania in generale, comunque sono oltre 1200-1300 km, c'è il traghetto, è un bel viaggio tosto. Ho pensato, dai, sfruttando la settimana di quando sono in Puglia, magari posso sfruttare il fatto di andare a visitare Nick. E così è stato. La mia settimana è stata organizzata praticamente la settimana prima. Abbiamo prenotato un B&B la settimana prima, quindi diciamo è stato tutto così, a caso. E per questo che è stata una cosa davvero fantastica e piacevole. Che cosa ho fatto per prima cosa? Ho detto, ma prima di andare da Nick, perché non andare a conoscere un'amicizia nuova? In realtà, perché non lo conosco da tantissimo, ma comunque ho avuto il piacere di incontrare, ovvero Miticaccio. Infatti la prima settimana che cosa ho fatto? Sono andato comunque in una città della Puglia, non so se lo posso dire, quindi dirò così. Sono andato in una città della Puglia e sono andato a incontrare Miticaccio. È stato un viaggio breve, perché comunque siamo abbastanza vicini, e ci siamo incontrati, abbiamo fatto due chiacchiere e siamo andati anche in un bar a bere qualcosa e ci siamo detti un po' queste cose qui. YouTube a tutti i fan di Miticaccio, che li voglio bene e non mi dimenticate mai. Tu invece? Dico che dovete seguire Miticaccio. Bravi, seguitemi, mi raccomando, un bacione. Salutiamo anche Nick? No, non salutiamo Nick. No, Nick lo salutiamo, dai Nick. Un arancino per me basta e avanza. Basta e avanza. Quindi vedi tu poi, cosa devi far mangiare a Pod, mi raccomando. Dopo l'incontro con Miticaccio, qualche giorno dopo, ho fatto questo mio primo viaggio. È la prima volta che vado in Sicilia. Io sono stato in Calabria, sono stato in Puglia, ma in Sicilia mai, perché sapete, il fatto di andare con il traghetto, sapete, per chi non viaggia tanto può sembrare una cosa assurda. In realtà con il tempo ho imparato a viaggiare e non mi è sembrato poi così troppo difficile. Infatti siamo partiti prestissimo da Taranto, verso le 5 di mattina, e abbiamo preso l'auto, siamo andati verso Castel, no, come si chiama? Villa San Giovanni mi pare si chiami, e da lì dopo siamo andati sul traghetto. Appunto, siamo partiti prestissimo, abbiamo fatto il check-in online, quindi grazie a questo abbiamo risparmiato un po' di tempo. E anzi, grazie al navigatore abbiamo anche trovato una scorciatoia per bypassare la coda che si era fatta in autostrada, non so come, perché comunque lì in Calabria sanno benissimo che ci sono delle scorciatoie e c'erano i vigili che chiudevano queste scorciatoie. Una scorciatoia forse se la sono dimenticata ed eravamo riusciti
a trovare un buco per imbarcarci. Infatti era previsto l'attesa di 2 ore per imbarcarsi, noi ci abbiamo messo 10-20 minuti, è stata una botta di fortuna. Il traghetto è un'esperienza interessante, perché uno vede Eurotrack e pensa, boh, come funziona in realtà? Su Eurotrack comunque è molto simile il paesaggio dell'imbarcazione verso poi lo sbarco in Sicilia. In Sicilia siamo sbarcati poi a Messina e da Messina siamo poi andati verso Catania in all'incirca un'oretta. La cosa assurda che un po' mi ha meravigliato, l'autostrada in Calabria è assurda perché è gratuita. E uno pensa, vabbè, gratis, chissà come sarà. Ed è la migliore autostrada di tutta Italia, secondo me. Mi sono meravigliato di questo. Io assegnerei a questo punto tutto all'ANAS, perché a meno che l'hanno ristrutturata recentemente, non lo so. Comunque, a parte qualche incendio qua e là, ma ahimè, purtroppo i piromani non si danno vinta. Ci sono dappertutto. A parte quello, comunque, l'autostrada perfetta fino in Sicilia. Dopodiché, comunque, tornando alla Sicilia, siamo arrivati a Catania e già lì, mamma mia, che caldo! Siamo arrivati che c'erano verso le 12 quasi, già 33 gradi e il meteo, le previsioni meteo dicevano che lì a breve probabilmente avremmo raggiunto l'estate più calda in assoluto. Infatti è stato così. Da Messina a Catania siamo arrivati al nostro B&B, un B&B davvero interessante. Non abbiamo pagato tantissimo, oddio, era comunque in centro a Catania, vicino al porto, quindi per il prezzo secondo me ci stava. Un B&B è praticamente una specie di hotel, solo che vi danno solo la colazione e poi per il resto vi dovete arrangiare. E questo B&B adesso ve lo faccio vedere con questo piccolo tour della camera. Fierissimo, partiamo così. Room tour. Allora, la stanza è piccolina, però carina. Abbiamo, dove c'è mio fratello, il bagno. Qui non ho capito a cosa serve questo. Cioè, teoricamente mi hanno detto che se lo togli si toglie l'elettricità, però vedo che continua ad andare anche senza. Qui abbiamo tutti gli avvisi sulle condizioni, cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. C'era già il dispenser per le mani. Abbiamo una bella televisione di una marca mai vista, però funziona. Questo invece è una borsa frigo che mi sono portato. Invece qui dentro abbiamo un piccolo frigo già riempito di bottiglie con un listino prezzi, però le bottiglie le ho messe io. Climatizzata la stanza, è importantissima, qui in Sicilia ci sono già 40 gradi. Letto matrimoniale, ovviamente con mio fratello, il mitico. E poi c'è il mitico bagno. Ma che, io sono già andato al bagno, ma qua c'è ancora da vedere l'armadio. Guardate come hanno racchiuso tutto in quanto in 20 metri quadri. Armadio tattico, già tutto bello. C'è anche il cestino, ragazzi. Letto con doghe flessibili, che letto, pazzesco. Vista mare, no, non è vero, vista meccanico di fiducia. È un piccolo piazzale qui, ma in realtà c'è la vista mare che è nel bagno, dopo vi faccio vedere. Presa per la corrente da una parte, presa dalla corrente dall'altra. Anche di qui abbiamo una bella tapperella. Eccola qui, specchio per specchiarsi e vedere se la pancia è aumentata dopo aver mangiato i cannoli. E poi il bagno. Allora, lavandino, asciugamani, cestino, bidet. Non ho capito perché, cioè sentite? Non ho capito perché fa anche da... No. Da citofono, non lo so, però caldaia di tutto il B&B, penso. Doccia, io volevo, no vabbè, ci sta, va bene che ci sia la doccia. Cesso, la crociera, raga, adesso la faccio vedere. Abbiamo un mitico phone che penso per il mio ciuffo basterà, spero. Ovviamente la lucina, che fai, te ne privi? No, ma questo proprio non ho capito, me lo spiegate nei commenti perché suona.
Non ho capito. Vabbè, comunque, lì appena chiudi la luce, spegni la luce, parte l'aria e qui abbiamo la vista mare, raga. Vista Porto di Catania. Facciamo un super zoom. Guardate, lì c'è la crociera. Lì c'è il porto. Lì c'è la strada. Però la finestra qui non la posso aprire, è tutta con i chiodi. Soffione della doccia. Un porca gradino per morire. Ah, e ovviamente è l'epo. Porta con ovviamente serratura europea. Guardate, serratura europea. Prima di incontrarmi con Sebastiano ho comunque preso un giorno in più per poter visitare Catania. Infatti il primo giorno è stato un giorno che ho dedicato alla visita lì del porto di Catania e anche della città, del centro. Abbiamo visitato davvero tantissime strutture e Catania è assurda, è davvero una città molto particolare ed è caratterizzata da questa polverina che penso sia la sabbia vulcanica, non lo so. Comunque c'era per strada tutta questa sabbiolina che penso provenisse dall'Etna, che comunque in quei giorni aveva eruttato parecchio, e comunque mi dicevano lì che è spesso normale trovare questa polverina nera. Ed è stata una bella visita perché ci sono tanti posti che noi magari pensiamo di trovare all'estero, ma lì a Catania per esempio ci sono un sacco di paesaggi che potete visitare e vedere, molto interessanti. Comunque il giorno successivo è stato il giorno più importante perché nel pomeriggio mi sono organizzato con Nick per vederci per la prima volta. Quindi mi sono occupato la mattina andando a visitare Taormina. Taormina è la meta preferita di tutti i turisti per quando vanno in Sicilia. Taormina è la città dei turisti, infatti è il posto più visitato in assoluto. Penso tutti quando vanno in Sicilia vanno almeno a Taormina. Devo essere sincero, mi aspettavo di più perché dicevo Taormina, ma alla fine è uno scorcio molto bello. Devo ammettere, è molto bello, dove si vede la costa con tutte le navi, gli yacht, poi di tutti i vari bagnanti, ma alla fine non è che dici c'è tanto da vedere. È decisamente costosa come città, ma comunque bella da vedere, ma mi aspettavo qualcosina in più da Taormina. Ma la cosa più importante è poi stato il pomeriggio, perché siamo tornati al nostro B&B fighissimo. E dal B&B poi verso le 3 le 4 siamo andati in provincia di Catania e lì per la prima volta ho incontrato Sebastiano. Sebastiano è un mitico perché alla fine è da tantissimo tempo che ci conosciamo e finalmente abbiamo avuto la possibilità di incontrarci. È un ragazzo molto timido dal vivo rispetto all'online, però comunque molto accogliente. Siamo andati in due posti. Il primo posto è stato l'Etna. Infatti, alla fine abbiamo deciso di andare a visitare l'Etna e siamo andati con mio fratello e questo è quello che è successo. Se uno arriva qua, no, se uno arriva qua poi si fa l'iscrizione. Fai la guida. Deve essere proprio fatto, sì, organizzato. Fai la presentazione dell'Etna nel signor Nick. Io. Sì, allora, esperto. Questo è l'Etna, ok. È stato un po'. Ma Nick è diventato troppo settentrionale. Sono troppo, è troppo. Proprio è diventato una persona seria. È serio, un VIP. Un club. Non una persona umile. Giusto, umile. Umile nel cuore, umile su YouTube. È vero. Il passo che lo pigli in mano. Ma Sebastiano, ma non ti è mai capitato da quando sei qua che qualcuno ti ha riconosciuto? Quando no. Sei in giro? Mai? No, senti, mai. Aspetta, ti sto coso, la tieni tu in mano, che sei più bravo. Mai, più bravo, mai, mai. Scusami. Mi dissocio. Adesso dopo questo mi dissocio. Con una 360 devi consumare 8 giga. A parte che con questo coso in mano sembra che stai pescando, ah? Allora, a parte con il coso in mano qui, sembra qualcos'altro. Ma quando non è così lungo. E se pensiamo al video di oggi di Farming Simulator potremmo pensar male. È andato già a caccia Luigi? A caccia di souvenir? Vai a caccia di souvenir e dici cosa prendere per spendere
La caccia di Giobbeppe. Sinceramente siamo arrivati qua, io non so che cavolo fotografare. Rifugio al ristorante. Ma no, allora tu non capisci il business. Allora, tu fai farming simulator, devi le foto all'autogru, sì, all'autogru, al trattore che arriverà. Alla lava che arriverà, quella porta bene. Ah, quella porta bene, sì. Io mi comprerei questo. Sono uova questo. Che sicuro. Oh porca miseria quanto. Oh, si spacca tutto qua. Lo vuoi quello come souvenir? Guarda, prendiamo questo. Per ricordarti di essere questo. Sceso. Anche qui tu vai all'Etna, pensi magari trovi il vulcano, ma alla fine nulla di che, perché il vulcano in quel momento non era acceso, cioè era in riposo, non c'era nulla, però comunque è stato piacevole andare a vedere un po' l'ambientazione attorno all'Etna, e poi c'erano i vari negozietti dove poter andare a prendere tutti i vari souvenir. E dopo che siamo andati sull'Etna, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripreso l'auto, e questo è quello che è successo, perché stavamo andando verso l'Etnapolis. Riprendiamo. Sto insegnando a Nick come fare diventare blogger e youtuber. Ma veramente, no, youtuber lo so già fare. Anzi, è lui che me lo deve insegnare a me, magari. Quello è sicuro. Ovviamente Nick è Green Pass, non vi preoccupate, ecco perché siamo senza mascherina. Dove stiamo andando, Sebastiano? Etnapolis. E cosa c'è all'Etnapolis? Signori. Fresco! Fresco! Climatizzatore! Giusto! Perché ragazzi, ci va, ci va. Qua non lo sapete, ma ci sono 50 gradi. 50 gradi all'ombra. Bella miseria. All'ombra. Nick c'ha il condizionatore, ma non regge perché è troppo abbassa di 20 gradi. Anche qua in auto, 30 gradi. Quant'è che abbiamo qua? 30 gradi. 30 gradi? Ma perché siamo sull'Etna? Siamo sull'Etna. Questa fa freschino, ma non tanto. Il giubbotto non c'è voluto, c'era bisogno. E mo sto coso tieni un po' tu. Certo. Mi sta stancando un braccio, qualcuno mi suona. Per chi non lo sapesse, l'Etnapolis è praticamente il centro commerciale più grande, penso, in Sicilia. E vabbè, tu dici, Vodera, che tutte le cose belle. Vabbè, comunque, siamo andati all'Etnapolis perché è un po' mi incuriosiva. E all'Etnapolis, dove potevo portare Nick? Vi ricordate i miei modellini? Siamo andati prima al GameStop a vedere se ci fosse Farming Simulator. Poi siamo andati anche a un negozio di giocattoli, e questo è quello che è successo. Si chiappoddi che si deve comprare con allora, i giocattoli. Tra tutte le cose che potevamo visitare, dove portiamo Nick? Lo portiamo al Bimbo Store. Al Bimbo Store, ovviamente, perché allora, signori della Giants, non lo sappiamo che c'è Farming Simulator 22 qua, però non lo possiamo mostrare. Mostriamo qualcos'altro, tipo la Burago. Guardate qui che spettacolo. No, c'è quello dell'Inter. C'è quello dell'Inter, ci trovo quello dell'Inter, della Juventus. Ah, della Juventus. Spettacolo. Guarda i carabinieri. Tra una parola e l'altra, alla fine davvero questa giornata scorreva molto velocemente, tant'è che si è fatta sera e io mi sono detto: "Anicche! È la prima volta che ci incontriamo e chissà se ci incontreremo di nuovo in tempi brevi. Che ne pensi se andiamo a mangiare qualcosa?" Nick purtroppo è un po' particolare perché abita a Catania ma non conosce manco un posto per andare a mangiare insieme. Quindi vabbè, abbiamo detto vabbè, siamo al centro commerciale, troveremo un posto interessante. E tra qualche indecisione mia e qualche indecisione da parte di mio fratello, alla fine ci siamo buttati su un noto fast food e lì sono nati i vari TikTok e Instagram. Ragazzi, ma seguitemi su Instagram e TikTok, lì non sapete quanti spoiler vi ho dato di questo incontro. Quindi se non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e TikTok. E lì alla fine ho distrutto la dieta di Nick, perché gli ho offerto un paninozzo che era grande come la sua testa. E la cosa particolare di questo paninozzo, più lo mangiava più diventava caldo, e questo è quello che è successo. Io ho visto molto magro. Che cosa facciamo? Lo mangiamo o no questa cosa? Prego, è tutto tuo. Luigi, alla faccia di tutti. Alla faccia di Nick. Ma Nick mangia. No, aspetta il mio panino. Aspetta solo il suo panino. Niente. Dieta di Nick. Hai rovinato la dieta. Oh, facciamo la foto, dai. Cosa vuoi dire in questa foto qua memorabile?
che si sta raffreddando il panino. Giusto. Dopo aver rovinato la dieta Nick e dopo aver riempito la panza, ci siamo radunati di nuovo in auto e ho riaccompagnato con mio fratello Sebastiano a casa sua, così poteva continuare a offrirvi live e anche registrazioni. Ma comunque lì alla fine all'Etnapolis abbiamo preso comunque qualcosina da quel negozio di giocattoli. A Nick gli ho regalato una roba. Chiedete a Nick cosa ti ha regalato Poderak, faccelo vedere. Io ve lo farò vedere che cosa ho acquistato e cosa mi sono fatto firmare da Nick, così avevo un suo ricordo anche. Lo vedrete prossimamente, quindi iscrivetevi. Vi dico solo che si tratta... Vediamo se indovinate, scrivetemelo qui sotto nei commenti cosa posso aver mai acquistato da quel negozio di giocattoli. E niente, questo incontro è terminato così, è stato un incontro assurdo, inaspettato, non pensavo di assolutamente fare questo incontro quest'anno così a caso, è stato una cosa emozionante. E niente, questo è quello che è successo in Sicilia e cosa è successo durante questa mia estate. Siamo ovviamente ritornati e abbiamo ripreso il traghetto, tra l'altro, assolutamente, questo è da dire, al ritorno, ma che traghetto! La differenza tra chi prende il biglietto normale e il telepass. Purtroppo non c'è ancora questa differenza. Noi comunque avevamo il telepass sia alla partenza che all'andata. Alla partenza avevamo un traghetto mezzo scasciato. Al ritorno c'era il traghetto del telepass che era assurdo. Doppio piano, triplo bar, vestiti, negozi, c'era di tutto. E è stato fantastico il ritorno perché abbiamo di nuovo... utilizzato un mezzo che vedi sempre nei videogiochi e quello assolutamente si assomigliava ai traghetti che vediamo su Eurotruck. E niente, mi sono divertito un sacco, mi mancherà la Sicilia, mi mancherà questo incontro che spero si potrà di nuovo rifare in futuro. Ringrazio Nick per aver avuto questa disponibilità a incontrarmi e ringrazio anche tutti voi per aver visto questo video. Mi raccomando, se volete altri eventi di questo genere lasciatemi piace, iscrivetevi al canale e magari, chi lo sa, succederà di nuovo qualcosa di speciale nei prossimi giorni. Spero che alla fine questo video vi sia piaciuto. Ripeto, mettete tanti like, seguitemi su Instagram che ancora non lo fate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!